L'Italia resta in arancione o rosso fino alla fine di aprile, con spostamenti vietati in tutto il paese. Bar, ristoranti, cinema e teatri, palestre e piscine chiuse. Niente visite a parenti e amici in zona rossa e possibili in zona arancione all'interno della regione una sola volta al giorno e in un massimo di 2 persone. Ma se l'andamento della pandemia e della campagna di vaccinazione lo consentiranno, saranno possibili deroghe per ripristinare le zone gialle e dare corso ad alcune aperture anche prima del 30 aprile. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto anti-Covid in vigore dal 7 aprile, che conferma sostanzialmente l'impianto delle misure già in atto e introduce 2 importanti novità. L'obbligo di vaccinarsi per tutto il personale che opera nella sanità, farmacisti compresi, e lo stop alla possibilità per i presidenti di regione di emanare ordinanze, come hanno fatto in questo anno di emergenza per chiudere le scuole nonostante le indicazioni nazionali prevedessero la presenza in classe. Il decreto è composto da 12 articoli, 2 sono dedicati alle norme per i medici per frenare i casi di sanitari Novax che, rifiutando il vaccino, possono contagiare i pazienti delle strutture dove operano, come è già accaduto, ma allo stesso tempo per proteggere dalle eventuali conseguenze penali le migliaia di somministratori, senza i quali la campagna vaccinale non può andare avanti. Il governo ha infatti previsto che non debbano rispondere di omicidio e lesioni personali colpite tutti i vaccinatori che nel somministrare le dosi del siero seguano le regole indicate dalle autorità sanitarie.